i risultati dagli altri campi, non avrebbe comunque chiuso il discorso primato già con una giornata d'anticipo, ma, come contro San Severo, ha di nuovo sofferto la sindrome da canestro da tre sull'ultima azione, abbandonando forse definitivamente il primo posto. Dopo Enzo Cena, stavolta è toccato a Simone Pepe gelare l'hangar di Montegranaro e negare il primato ad una poderosa caduta di fronte alla 13ª vittoria consecutiva della lanciatissima Pescara. Ne approfitta San Severo, che dopo Montegranaro conferma il buon feeling con le Marche, passando anche a Falconara. La chiude un canestro di Mattias Di Marco a 20 secondi dalla fine dopo la bomba del meno 3 di Viccaro, che costringe la Sandretta alla seconda sconfitta consecutiva e permette ai neri di riprendere la vetta, che ora la squadra di Cohen potrà difendere nell'ultima gara interna della stagione contro Porto Sant'Elpidio. In quattro restano in lotta per i playoff, mentre Giulianova vede la salvezza diretta e la giovanissima Mola di Bari saluta la compagnia con una giornata d'anticipo. All'inferno e ritorno, è servito un parziale da 26-7 nell'ultimo quarto, infatti alla Becheri per avere ragione di 100 e conservare il primo posto in classifica dopo essere andata anche sotto di 11 a fine terzo quarto. I biancorossi schivano così le insidie di Forlì, comoda la sua vittoria sul Livorno, e ora possono difendere sul non impossibile campo di Bottegone all'ultima giornata la pole position del girone A. Serviranno invece gli ultimi 40 minuti per sbrogliare la questione terzo posto, al momento sono in 4 a pari punti e quella legata all'ultima qualificata per i playoff con Rimini favorita, mentre Faenza col 2-0 su Oleggio si avvantaggia momentaneamente in chiave salvezza diretta e Trecate, perdendo anche con Borgosesia, saluta la B con una sola vittoria all'attivo. Poche sorprese anche nel girone B, dove Udine, vittorioso in casa con qualche patema in più rispetto alle previsioni su Alto Sebino, potrà difendere sul campo della già retrocessa Mortara la prima posizione dagli attacchi di Orzi Nuovi, che vince però una partita di carattere sul parquet dell'Urania Milano, quarta della classe. Sempre nelle zone alte della classifica, Crema si aggiudica la guerra delle difese contro Bergamo, 55-49 il finale, mentre Padova chiude già con una giornata d'anticipo e l'otto delle partecipanti ai playoff, battendo in casa Desio. Mentre solo una tra Alto Sebino e Firenze eviterà i play-out, è sicura di parteciparvi insieme a San Giorgio sul Legnano e Pavia anche la PMS Moncalieri, che batte Lecco ed intanto spedisce all'inferno Mortara. Ma l'acquisto di Villani è di quelli che rischiano di sparigliare non poco i discorsi salvezza che si apriranno tra un paio di settimane. C'è ancora più di qualche verdetto da emettere anche nel girone C, dove la Luis passa solo nel finale sul campo di un Eurobasket rimaneggiata e priva di Deep, Casale e Righetti e, con l'undicesima vittoria su 13 partite nel girone di ritorno, conquista una più che meritata qualificazione ai playoff, dove verosimilmente scatterà dalla settima posizione. Ancora da decidere però quale sarà la sua avversaria, perché Palestrina passa Scari nel finale e difende la piazza d'onore dagli attacchi di Cassino, ok a Catanzaro. Entrambe giocheranno in casa l'ultima, ma sembra più difficile l'impegno prenestino contro un Empoli ancora in cerca dei playoff rispetto a Palermo già quarta. B-Topic torna la prossima settimana con i verdetti definitivi della stagione regolare.